anche le esperienze che marginalizziamo that we worked with yesterday when they start to come back home. Quando, con cui abbiamo lavorato ieri, quando queste esperienze iniziano a tornare a casa, it's like field theory. È come la teoria del campo, no? I no longer feel the same. Non mi sento più lo stesso. Something in me has to readjust. C'è qualcosa in me che si deve proprio riadattare, riaggiustare. Yeah. So it's the same process. And I mean, yesterday I was thinking a lot, you know, about there's so many things I would have wanted to share with you more about conflict in the relationship channel. C'erano tante cose che avrei voluto condividere con voi a proposito del conflitto, no? Il canale del conflitto. But I feel like I want to go for quality and not quantity. Però è importante andare per la qualità e non per la quantità. For me. Almeno per me. So there are some things I wrote on the board that I just had to let go of. That I had to? Let go of. E quindi c'erano varie cose che avevo segnato qui che poi alla fine ho dovuto, no? Non tralasciare. Yeah. So today we are gonna change levels today. E quindi oggi cambiamo livello. So from the I to the relationships, today we go into the we and the world. E quindi dall'io e le relazioni passiamo oggi al noi e al mondo. So I'm really gonna try to frame everything I have been giving you in relationship to systems, groups and organizations. E quindi voglio cercare di inquadrare tutto ciò che vi ho dato finora proprio in relazione ai sistemi, gruppi e organizzazioni. And I'm hoping that we are going to be able to work and play with. Spero che riusciremo a lavorare anche a giocare. Yeah, have an experience. Avere un'esperienza of systems dynamics. Sulle dinamiche dei sistemi. Okay. So let me say something about organizations and systems and groups are exactly like people. Allora, voglio dire innanzitutto che i sistemi e i gruppi sono esattamente come le persone. Surprise, surprise. Sorpresa? Sorpresa, sorpresa. Now, just think about how much it takes me as a person to change and to grow in my identity. Pensate quanto tempo ci vuole per una persona, per me, ok, per cambiare come identità e per allargarmi, espandermi. I resist change. Io resisto, faccio opposizione al cambiamento. Because of the edge, remember? Proprio a causa del limite, ricordate? Yeah. Because I am afraid to bring in marginalized parts back into my home. Perché ho paura di far rientrare quelle parti marginalizzate di nuovo in casa mia. Because I'm afraid to lose my identity. Perché ho paura di perdere la mia identità. And to lose control. E quindi di perdere controllo. Yeah. So if I have that fear, imagine the fear of a system to quindi, change. Se io ho questa paura, immaginate la paura di un sistema all'idea del cambiamento. A system is composed of individuals. Un sistema è costituito da individui. I wrote it here. These are the four levels of interaction. Questi sono i quattro livelli di interazione. In a system. In un sistema. Systems are beautiful, but they are very complex. I sistemi sono bellissimi, ma sono anche molto complessi. So there is the intrapsychic level of a system, the intrapsychic interaction. E quindi c'è questa interazione psichica intro. Interiore. Internal, inner. E interiore. That's me. E questa sono io. With my whole psychology. Con tutta la mia psicologia. I come to this group. E arrivo in questo gruppo. With all my ghosts and of my family and my culture. Con tutti i miei fantasmi, no? Della mia famiglia, della mia cultura. With all my heritage. Con tutta la mia eredità. Yeah? With all my inner world view. E con tutto il mio modo di vedere il mondo. Okay? I come here. Arrivo nel gruppo. And I sit and it looks like I only occupy this consensus reality space. Remember the levels. E mi siedo e sembra in apparenza che io occupi solo questo spazio del consenso della realtà. A dreamland I come with a lot of things. Mentre nel mondo dei sogni io vengo con tante cose. Okay. Mm-hmm. So when you meet me. Quindi quando mi incontrate. Your first attention, remember the levels, consensus reality, first attention, the first thing you see is this. Ricordate i vari livelli, no? La prima cosa che vedete nel consenso della realtà è questo. If you cannot see, because that's not
something that is possible for you is the first thing you touch. Se non potete vedere, non avete l'uso della vista, la prima cosa è il tatto, il tocco. Yeah. But then when you go into your second attention, the proprioception, the feeling level, ma poi quando si entra nella seconda attenzione, quello dei sentimenti, delle you feel a lot of things around me. Allora si possono sentire tante cose, avvertire tante cose intorno a me. And you know that experience you come towards somebody? E sapete l'esperienza quando si incontra qualcuno? Collega. E si fa così. Yeah? Because you already feel something that challenges your identity. Perché già avverti qualcosa che sta sfidando la tua identità. So, because I'm already feeling something in the other that is challenging my own identity. E visto che avverto già qualcosa che nella in questa persona che sta sfidando la mia identità, I go around it. E io ci giro intorno. We do it all the time. Lo evito, lo okay. Facciamo continuamente. So, in a group you have that. E si ha questo anche in un gruppo. You come into the group, the first thing you do is you check people out. Si entra in un gruppo e la prima cosa che fai è controlli, verifichi le persone. You go, Oh, nice. Yeah? It's natural. It happens. Accade così. Yeah? So, the next level that happens in a group is the interpersonal, the relationships that build the communication between people. E la seconda cosa che avviene in un gruppo è l'aspetto delle interrelazioni, no? Il fatto di costruire rapporti interpersonali con l'altro. Yeah. And we worked on that a little bit yesterday. Ci abbiamo lavorato un po' ieri. Un pochito. Now the next level is the subgroups and the group level. E l'altro livello è quello del sottogruppo, sottogruppo del gruppo. So when you go into a group. Quindi quando si entra in un gruppo, there is a whole group, like here. C'è you see it? Un gruppo intero, no? Come abbiamo qui. But there are some of you that know each other. Però ci sono alcuni di voi che vi conoscete già. You are subgroups. Siete sottogruppi. You have your own little culture between you. Avete già la vostra piccola cultura tra di voi. And I come in and I don't feel like I'm part of your little culture. E io entro e non mi sento parte della vostra piccola cultura. Because I'm not. Perché non faccio parte? I'm part of this one, the big one. E poi c'è la parte del gruppo grande. Yeah, but I'm not part of that one. Faccio parte del gruppo grande, ma non faccio parte del gruppo. So, in an organization, exactly the same, all the same. E in un'organizzazione esattamente la stessa cosa. In a community. In una comunità. The same. È la stessa cosa. You have the whole group, the whole community, the whole organization. Si ha il gruppo, no, per intero, l'organizzazione, la comunità per intero. Then you have the marketing group. E poi si ha quello più piccolo. Then you have the cooks. E poi ci sono i cuochi, per dire, il gruppo dei cuochi. Yeah, then you have the accountants. E poi ci sono i ragionieri. Okay, can you see? So you have cultures within cultures. Quindi ci sono culture all'interno delle culture. That have to do with the consensus reality level. Che hanno a che fare con il livello del consenso della realtà. With the task. La realtà del consenso. Con il compito. With the task. With the agreements of what you need to produce. E con gli accordi di ciò che bisogna produrre. So there is collective agreements, but there is sub agreements. E quindi ci sono accordi collettivi, ma poi ci sono anche accordi più ristretti. Now there are also subgroups that are not structural. Ci sono anche dei sottogruppi che non sono strutturali. Here. Qui. There is gender groups. Ci sono gruppi relativi al sesso, essere uomini o donne. Those that look like women, can you stand up? Voi che that look like. Sembrate donne, sembrate. Yeah? Potete alzarvi. Okay. This is one subgroup. Questo è un sottogruppo. So if you want to sit down. Potete accomodarmi. Now those that look like man, if you want to stand up. Che hanno l'apparenza di uomini, potete alzarvi. This is another group. Questo è un altro gruppo. Okay. You want to sit potete down? Accomodarvi. Now, why do I say those that look like? Ora, perché ho detto coloro che sembrano? Because there is other subgroups. Perché poi ci sono altri sottogruppi. That have nothing to do with the way you look. Che non hanno nulla a che vedere con l'apparenza. Here it comes. So, those that look like women, but do not identify with what a woman should be.
Quindi coloro che sembrano donna ma non si identificano con ciò che una donna dovrebbe essere. I'm one, we are a subgroup. Ecco, siamo un sottogruppo. Yeah? You too, stand up? Yeah? Yeah, stand up? We look like women. Sembriamo donne. But we may not identify with the rules of what a woman should behave like in the world. Ma non ci identifichiamo con le regole secondo le quali, no, che dicono la donna si deve comportare in un certo modo. Okay? Now those that look like men. Ora, coloro che sembrano uomini. But do not identify with the way a male should behave in society right now. Ma non si identificano con il modo in cui un uomo si dovrebbe comportare nella società oggi come oggi. That's another subgroup. È un altro sottogruppo. Okay, thank you. Grazie. Yeah. Now. Now I'm gonna go deeper. Ora andiamo più in profondo. With this topic, which is an edge. This is one of the biggest edge topics in society, in organizations and in communities. Yeah. E questo è un argomento gender issues. Devo dire nelle organizzazioni, nelle comunità, nella società, le questioni proprio della sessualità. Also in society. E nella società. Now, those that identify with being heterosexual, can you stand up? Coloro che si identificano con l'essere eterosessuale. Whether you are, se potete stare, male or female, it doesn't matter. Uomini o donne non importa. Yes, to stand up. Be proud of it. Siate orgogliosi. That's okay. So that's a group. È un gruppo. Now those that identify with not being heterosexual. Ora coloro che si identificano con il non essere eterosessuali. That's another subgroup. È un altro sottogruppo. Can you see? Vedete. Thank you. Grazie. So these are the kind of things, groups and subgroups, quindi, that are constantly. These are the dynamics that are constantly present in organizations. Gruppi e sottogruppi sono elementi che sono costantemente presenti nelle organizzazioni. Yeah. Now, the last level is the systemic level. È l'ultimo livello, il livello sistemico. You can also talk about transpersonal. O si può anche chiamare transpersonale. Okay. This is the level that has to do with the world as well. E questo è il livello che ha a che fare anche con il mondo. Yeah. So many groups are channeling. Yeah. You remember we worked with archetypes on the first day. Lavorato con gli archetipi il primo giorno. So many groups are somehow playing out a world archetype. E quindi molti gruppi in qualche modo stanno incanalando, stanno ritrasmettendo un archetipo. Yeah. Okay. Now the other thing is that in every group, in every system. E in ogni gruppo, in ogni sistema, there are certain issues. Vi sono delle problematiche, delle questioni. When I go and work with groups and organizations, they say to me, why do we have to talk about this again? Quando vado a lavorare con delle organizzazioni, mi dicono, ma perché dobbiamo lavorare di nuovo con questa questione? Yeah. In Finhorn, which is a spiritual community. In Finhorn, che è una comunità spirituale. When I was the director, quando ero la direttrice, I said, we are going to do group process about our relationship with money. Ho detto dobbiamo fare processi di gruppo riguardo al nostro rapporto nei confronti dei soldi. I said it's non-negotiable. E ho detto non è negoziabile, si fa. I was very like that. Ero proprio così, si faceva. Basta. Some people said to me, why Anna? We've been talking about money for 25 years. E mi hanno detto perché? Alcuni mi hanno detto perché Anna? Sono 25 anni che parliamo di soldi. And we're still struggling. E stiamo ancora lottando con questa cosa. So people were bored. E quindi c'erano persone annoiate. And I said to them, detto because loro, money is a world issue. Perché i soldi sono una questione mondiale. So there are certain issues that will recycle over and over and over in a system. E quindi ci sono determinate questioni che si riciclano, si ripetono continuamente in un sistema. Why? Because the world needs to work on them. Perché? Perché il mondo ha bisogno di lavorare su. You are not an exception. E non siete un'eccezione.
At a personal level, you are going to have to work on your relationship with money. A un livello personale, dovete lavorare sulla vostra relazione nei confronti dei soldi. The way you share money with others. Il modo in cui condividete. Your trading system. Condividete i soldi, quindi il sistema di scambio. The way subgroups and groups negotiate money. Il modo in cui gruppi e sottogruppi trattano i soldi. And as an organization, what are your ethics and what's your relationship to money? Come organizzazione. How do you use your money? Qual è la propria etica nei confronti dei soldi? Where do you put it? Dove si investono i soldi? Okay. So money, it's called in process work, it's called time spirits of the time. E quindi nell'arte del processo si chiama tempo e spirito, quindi lo spirito del tempo. The spirits of the time change over 100 years many times, over generations. They are generational. Gli spiriti del tempo cambiano nei secoli, sono generazionali, cambiano. So, at different times, certain world issues will constantly land in groups. Quindi in vari momenti della storia, questioni del mondo rientrano nei gruppi. So I'll give you an example of a time spirit that is changing. Di uno spirito del tempo che sta cambiando. Okay? So, many years ago, when women didn't have rights. Molti anni fa, quando le donne non avevano diritti. Women, when they found rights. In order to vote and be accepted as human beings. Quando le donne hanno poi trovato il diritto al voto e di essere riconosciute come esseri umani. For a long time in organizations, gender issues were super hot. Per molto tempo comunque la questione sessuale nelle organizzazioni era veramente una questione molto sentita. Not sexuale. Di essere uomo o donna, yeah. Genere. Gender. Ma genere, capiamoci, genere nel senso gender is different from sexual. Certo, il genere uomo donna è diverso dall'aspetto sessuale. Okay, very different. So, now we still have gender issues. Ora ci sono ancora questioni sul genere, uomo donna. In positions of leadership in the world leadership. Per quanto riguarda la leadership nel mondo. In certain organizations. In varie organizzazioni. That is changing. Però sta cambiando. The international head of the whole economical system is a woman right now. Il capo internazionale del sistema economico mondiale al momento è una donna. There are more women in positions of presidency than ever before. Più donne nella posizione di presidenza, no, rispetto a prima. So gender issues are important, but they are not as heated. Quindi le questioni di genere sono sì ancora importanti, ma non sono così caldi come erano un tempo. They still are important. Sono sì importanti. Because it's contextual. Perché è qualcosa che troviamo nel contesto. If I go to work in the Middle East, se vado a lavorare nel Medio Oriente, gender issues are super hot. Le questioni di genere sono, no, estremamente accalorate. But you can see the spirit of the times in relationship to culture starts to change. Ma si può vedere come gli spiriti del tempo in questo caso iniziano a cambiare. Yeah. So now, for example, a very hot topic that it is very international. Quindi una questione invece molto difficile da affrontare in questo periodo a livello internazionale. It's leadership issues. Sono le questioni di leadership. What is the new model of leadership that we want to foster as individuals and as organizations and as society? Qual è il tipo di leadership che vogliamo appoggiare come individui, come sistemi, come organizzazioni nel mondo? So you can see that leadership internationally is suffering. Quindi a livello internazionale la leadership sta soffrendo. So, don't be surprised if in your organizations and in your groups you have power issues in regards to who has the power. Quindi non dovete sorprendervi se nelle vostre organizzazioni e in gruppi c'è una questione sul potere, su chi deve avere potere. Because it's an international time spirit. Perché è uno spirito del tempo a livello internazionale. You can't get away with not working on it. E non si può sfuggire dalla questione, bisogna lavorarci. It's gonna come after you. Perché tanto arriverà comunque. So you better say like the host in the B&B. Quindi tanto vale dire come nell'ospite del Bread and Breakfast. Welcome. Benvenuto. Let's work on it. Lavoriamoci. And spirits of the time, you know, this international universal
processes. E questi spiriti del tempo, questi processi internazionali e del in organizations they are long-term processes. Nelle organizzazioni sono processi a lungo termine. So they will keep recycling themselves like burping. E quindi continueranno a riciclarsi proprio come il rutto, come il ruttare, no? Like garlic. Come l'aglio che torna sempre su. And you will feel like not again. E ti sentirai di come dire no, di nuovo, no, yeah. No. Not again. No, non di nuovo. The reason why is because it still needs work. E questo è perché bisogna ancora lavorarci. At different levels. A vari livelli. Okay? So, in groups you have all these levels of interaction and of tensions. Quindi nei gruppi si hanno tutti questi livelli di interazioni e di tensioni. And you also have what I explained the other day, the three levels of reality of experience. E ci sono anche, come ho spiegato ieri, i tre livelli di realtà o di esperienza. It's complicated. È complicato. Yeah, to really understand which level you are facilitating. Riuscire a capire veramente quale livello si sta facilitando. Because you have consensus reality level, where it's the level of systems, of policies, like I said before, you know, of roles, structural roles, yeah? Perché c'è il livello della realtà del consenso, che come ho detto è quello dei ruoli, no? Delle strutture. You have the dreamland, which has to do with all the subjective experiences and feelings that people have. C'è il mondo dei sogni che ha a che fare con il livello più soggettivo, con le esperienze, sentimenti. Yeah, the world views, the way you value things. La visione del mondo, il valore che dai alle cose. Yeah. It has to do with your communication style. Ha a che fare con lo stile della comunicazione. Yeah. And then you have the level of essence in an organization. E poi c'è il livello dell'essenza nell'organizzazione. It has to do with the deepest sense of meaning, the purpose, the vision of that organization. Ha a che fare proprio con il proposito, la visione, il senso intrinseco di quella organizzazione. Many organizations I work with. Molte organizzazioni con cui lavoro. Yeah. They ask me for consensus reality change. Mi chiedono un cambiamento nella realtà del consenso. Like I said before, but what they are lacking is that their sense of meaning is gone. They no longer know what's the purpose of their business. Ma ciò che in realtà manca è che non sanno più qual è lo scopo della loro organizzazione. Hanno perso il senso intrinseco. So I come into the system and the system is like this. Quindi entro nel sistema e il sistema è così. It's depressed. È depresso. When we lose our sense of meaning as individuals, we get depressed. E se perdiamo il senso di chi siamo come individui, no? Entriamo in depressione. The same with any society, organization, community. E vale la stessa cosa per qualunque società, organizzazione, comunità. Why do you think, for example, in many countries right now, this kind of holistic view is calling us? Perché pensate che in tanti posti questa visione olistica in realtà ci sta proprio chiamando? Because we are trying to find our sense of meaning again. Perché stanno cercando di ritrovare il loro senso intrinseco, chi sono. It's like we could say that society and systems and individuals, we have a crisis of finances. Yeah, consensus reality. Potremmo dire che a livello di società, yeah, di organizzazione, di individui, there's sì, okay, c'è questa perdita del senso della realtà, del consenso. Yeah, we could say we have a crisis of leadership. Possiamo sì dire che c'è una crisi della leadership. Between these two levels. Rispetto ai due livelli. We could say we have a crisis of the resources of the earth, an ecological crisis. Possiamo dire che c'è anche una crisi ecologica delle risorse della terra. But maybe, just maybe. Forse, dico forse. Maybe the biggest crisis we have right now as individuals and as systems is a crisis of meaning. Forse la crisi maggiore che abbiamo come individui e come sistema generale è proprio questo senso di chi si è, questo senso intrinseco. We've lost our sense of value. Abbiamo perso il senso dei valori. Yeah. We've lost our sense of valuing the quality of our interactions and the quality of our presence. Di dare valore alle interazioni, alla nostra presenza. Yeah. So when I work with organizations, I work with these three levels. Quindi and I won't be able to teach you all of this today, but at least that you understand organizational development.
non ho il tempo per spiegarvi, insegnarvi tutto oggi, ma giusto per darvi un'idea dello sviluppo delle organizzazioni, quando lavoro con le organizzazioni insegno su tutti e questi tre livelli. Some of organizations really need help in one of the particular levels. E alcune organizzazioni hanno bisogno di aiuto in un livello specifico. Yeah. But usually all of them are present. Ma di solito sono presenti tutti e tre. Yeah. So, and also we look at all these different ways of interaction. E poi andiamo a vedere anche tutti questi livelli di interazione. How are the people doing as an individual? Come stanno le persone a livello individuale? How is the communication and the relationship level? How is the feedback loop? Com'è il livello della comunicazione, dell'aspetto interrelazionale? Com'è quella comunicazione reciproca? How is the level between the different groups, the interaction, the links, the connections? Yeah? E com'è il livello di interazione tra i vari gruppi, le connessioni tra i vari gruppi? How is the whole group as a whole? E come interagisce il gruppo nella sua interezza? And what is the relationship with the system and with the bigger picture of life? Qual è la relazione poi con il sistema e con la visione più grande della vita? Yeah? So it's complicated. Quindi è complicato. Having said that, it's very efficient. Però ciò detto è anche molto efficiente. Very efficient. Molto efficiente. Yeah. Now, I want to tell you a little bit about now, because I don't want to tell you about everything. I want to give you some quality and give you an experience of an aspect of it. Non voglio dirvi proprio tutto, però voglio darvi la qualità e quindi andare a vedere in dettaglio un aspetto specifico. So I want to talk a little bit about how groups communicate. Quindi voglio parlarvi di come comunicano i gruppi. Yeah, how a whole group communicates with itself. Come un gruppo nella sua interezza comunica. Yeah. So shall I say this? I think it's important. Just very quickly, when you come into a group, yeah, when you create a system, an organization, a new project, a community, and you first come together. Quindi quando si crea una comunità, un'organizzazione, un sistema e si viene tutti insieme, si entra nel gruppo. First thing that happens is a forming process. La prima cosa che accade è proprio un processo di formazione. Yeah? You contract with each other. Si contratta l'un l'altro, you contract una forma di negoziazione. Consensus reality guidelines. E si contrattano le linee guide della realtà del consenso. You contract styles of behavior and how to be and what are the values of behavior. Si contratta sul modo di essere, qual è il comportamento, quale comportamento si vuole mantenere. And you talk about the purpose. E poi si parla del proposito. Not always, but non sempre. That's usually what happens, either in an explicit or non-explicit way. Può essere in un modo esplicito o non esplicito. Yeah, meaning that you make it very explicit or you kind of say, well, I assume the purpose of this organization is for this, so I think you say that inside, you don't tell anybody, but you make assumptions. Nel senso che o lo si esprime il proposito in maniera chiara e netta, yeah, oppure si pensa dentro di sé, si presume e si desume che lo scopo dell'organizzazione è questo, questo e quell'altro. Now, si pensa. What happens as an individual is that you immigrate, you are an immigrant into that group. Ora, ciò che succede come individuo è che si è immigranti, si immigra, no, nel gruppo. So, you decide to bring your best behavior. Quindi decidi di portare con te il tuo comportamento migliore. And you marginalize parts of you that you think will not be accepted here. E marginalizzi aspetti di te che pensi non siano ben accetti nel gruppo. To belong. Per poter appartenere al gruppo. And for a period of time it could potentially go very well. E per un periodo di tempo potenzialmente può anche andare bene. One minute. Un minuto. Maybe a week. Forse una settimana. A month. Un mese. A year. Un anno. Time is relative. Il tempo è relativo. But after a little while, in all the groups there is a storm. Ma in tutti i gruppi, prima o poi c'è un processo e si arriva alla tempesta. Why? Perché? Because all these parts that I've been marginalizing are no longer happy to be marginalized. Perché tutte queste parti che ho marginalizzato non sono più contente di essere marginalizzate. So I no longer feel like saying yes
when somebody speaks to me in a particular way. E quindi a un certo punto io non me la sento più di dire di sì a qualcuno che mi sta parlando in un certo modo. I no longer feel like agreeing in certain things. Non mi sento più di essere d'accordo con determinate cose. I no longer feel like agreeing with the leader. Non mi sento più di essere in accordo con I il leader. I can do it better. Penso di poter fare meglio. Yeah. All these things start to happen. So here there is a process of chaos. E quindi iniziano ad accadere tutte queste cose, and si crea un processo di caos. This is where Dreamland becomes super active. E questo è dove il mondo dei sogni diventa super attivo. Okay? Now you what I want to teach you a bit today about is how do you work a little bit with this process. E oggi voglio insegnarvi un po' su come si lavora in con questo how processo. Does Dreamland communicate itself? Come in fa a group? Il mondo dei sogni a comunicare? Yeah. If you can work with this process, then there is potential for a reforming. Perché se si può lavorare con questo processo della tempesta, allora si può giungere alla riforma. And there is potential to reform in a way that is more authentic and that welcomes diversity. C'è un potenziale poi di lavorare con la riforma in modo tale che accetti la diversità. And that can support the potential in each individual to contribute in the best way they know. E può anche accettare il potenziale del ciascun individuo che può contribuire nel modo migliore. Okay. In order to do that, you need to have tools to be able to negotiate diversity. Per poter però giungere alla riforma, inner and avere outer. Gli strumenti di per lavorare nella tempesta a proposito delle diversità. Now, when the reforming happens, some people leave. Ora, quando avviene la riforma, ci sono alcune persone che vanno via. Because this reforming will never look like the beginning. Perché questa riforma non avrà mai l'aspetto iniziale. It's not a failure. Ma non è un fallimento. Yeah. Some people will need to leave. Alcune persone dovranno andare via. Because it will not be for them. Because in the process of diversity. Perché non fa più per loro. Perché nel processo della diversità. Some people will realize this is not for me. Alcuni si rendono conto che questa cosa non fa per me. If you have codependency with people. Ma se si ha questa codipendenza con le persone. If you think that an organization. Yeah. It's dependent of one person. Se si pensa che un'organizzazione dipende da un'unica persona, you won't last long. Non si durerà a lungo. Because that person one day may realize that it's not for them. Perché quella persona un giorno può rendersi conto che il tutto non gli appartiene più. Okay. That's why in organizations, per questo the hardest moment. Is when there is transition of leadership. Il momento più difficile nell'organizzazione è quando c'è una transizione nella leadership. The same in countries. E la stessa cosa vale per i paesi. Especially, you know, when organizations are family organizations. Quando le organizzazioni sono organizzazioni familiari. Lots of friends. Tanti amici. Yeah. Then, when the big metaphorically the big mama or the big papa goes. E poi quando metaforicamente il grande papà o la grande mamma, no, vanno via. There is a lot of difficulty to transition. Poi c'è tanta difficoltà a avviare la transizione. Because there has been a lot of pressure put in one person. Perché c'è stata molta pressione messa in una sola persona. In order to stay like this. Per poter restare nella prima fase, quella della formazione. Okay, so we're gonna have a little break. Facciamo una breve pausa. Un attimo solo. Okay, so we'll have a little break because after that. I do want to talk to you about role theory and the way groups communicate. Dopo la pausa, poi voglio parlarvi della teoria dei ruoli e di come i gruppi comunicano. And we are going to have an experience of roles here in the moment. E faremo poi un'esperienza di ruoli qui, okay? So we are really going to work with our different roles here. E quindi lavoreremo con vari ruoli. And make it alive. E lo vivificheremo, lo rendiamo vivo. Okay? So is quarter? It's 1:35. Let's come 10 back. 10 to 11. Yeah, 10 to 11. 10 to 11.
So I'm going to say a little bit, not much, about how groups communicate, and then we're going to have an experience before lunch. Allora, parlo pochissimo, non tanto, di come comunicano i gruppi, e poi faremo un'esperienza appunto prima di So pensare. How does diversity happen and communicates itself in a group? Quindi come comunica la diversità all'interno di un gruppo? Come avviene? So the main concept of field theory and group process is to learn to welcome. Quindi il concetto principale della teoria del campo è appunto saper accogliere la diversità. And learn to be deeply democratic. Ed essere profondamente democratici. Now, in a group is like a person, like I said before, so it has two parts. Quindi, come detto prima, il gruppo è come una persona, per cui è composta da due parti. Same thing, one part, this blue one, cioè questa prima parte, is I am. È io sono. So, a group is gonna have certain ways of communicating, certain experiences, certain emotions, certain worldviews that are accepted. Un modo di comunicare, una visione del mondo, avrà esperienze, avrà tutto questo suo mondo, da essere accettato. You form, you have all these things, yeah? And, but it's also going to have, in the present, it's just a bit marginalized, and it's a bit like under the carpet. E poi c'è questa parte più, diciamo, marginalizzata o potremmo dire sotto il tappeto. It's gonna have experiences, ci saranno le esperienze that are less welcomed. Che sono meno accettate. Why? Perché? Because they go against the majority. Perché vanno contro la maggioranza. This is the majority, I am. Io sono e la maggioranza. The main identity of a group is the majority. E l'identità principale, di un gruppo è io sono. Yeah. So, if you look at society, yeah. Quindi osservando la società, in Spain, in Spagna, the gay community has just got rights. Quindi la comunità dei gay in Spagna sì, ha dei diritti. But they are still a minority. Ma sono comunque, rimangono una minoranza. Yeah? It's taken a long time for them. They were going against the majority. Hanno impiegato molto tempo per avere voce perché vanno contro la maggioranza. Yeah? Now, in a group there are roles, a few roles as well, a few voices or experiences. E poi in un gruppo ci sono anche poche, un paio di voci o esperienze. Which I've put in black. Che ho segnato in nero nella zona, nella parte dei meno accettati, nella parte meno accettata, that are even more marginalized. Che sono ancora più marginalizzati. These roles, questi ruoli, are called ghost roles. Si chiamano ruoli fantasma. Ghost roles. Okay. These roles. Quindi i ruoli dell'io sono. These are roles that are more known. Quelli appartenenti alla maggioranza sono quelli più conosciuti. More primary to the culture. Più importanti, quelli primari per la cultura. These roles are more secondary. I ruoli meno accettati invece sono quelli secondari. And then there are some roles that are ghosts. E poi ci sono altri ruoli che sono ruoli fantasma. So explain more about that. But let's, so the way a group communicates, quindi il modo in cui un gruppo comunica, it's through, in two ways, through individuals, avviene in due modi, attraverso gli individui. I think, io penso, yeah, that we should change blah 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 blah, che blah, dovremmo cambiare questo e quest'altro. Yeah, that's, yeah. But a group also communicates through roles. Ma il gruppo comunica anche tramite ruoli. Okay. Roles are personal and non-personal. I ruoli poi sono personali e non personali. So, roles are bigger than the person. Are bigger? Bigger than the person. Quindi i ruoli sono più grandi della persona. Meaning that one role, one opinion, nel senso che un ruolo, un'opinione, can be occupied by many. Può essere occupato da molti.
The person, la persona, is bigger than the role. È più grande del ruolo. Meaning, nel senso che, I have an opinion that says maybe we should change the purpose of this organization. Ho un'opinione che dice forse dovremmo cambiare lo scopo di questa organizzazione. And other people come and say, yeah, we too. E poi arrivano altre persone che dicono sì, la pensiamo. Occupied by many. But in this role that believes that. Però in questo ruolo che crede questo. From different people. Ci sono le varie persone. You can see the role is bigger than one individual. Vedete, il ruolo è più grande del singolo individuo. There is diversity. Però all'interno di tutto questo c'è la diversità. Because I think it should be changed in this way. Perché io credo che vada cambiato in questo modo. And somebody else that is with me thinking yes we should change the purpose. E qualcun altro che è con me pensando sì dobbiamo cambiare lo scopo. Sometimes thinks yeah but I think not quite like that Anna. Pensa, a little bit like this. Sì, sì, va cambiato, ma non esattamente come dici tu Anna, magari un po' più così. Yeah, can you see what I mean? So there is a personal aspect to the role. Quindi that belongs to me. Un aspetto personale del ruolo che appartiene a me. But there is an aspect of the role that if I am not there, però I go away. C'è anche un aspetto del ruolo che se io non ci sono, vado via. The thought or the belief system that the purpose needs to change still stays in the group. Il pensiero, il sistema di credo, yeah, che rispetto al cambiamento rimane nel gruppo. Okay? So that's what I mean by roles are bigger than the individual and the individual is bigger than the role. Questo spiega un po' quello che voglio dire quando dico che il ruolo è più grande dell'individuo e l'individuo è più grande del ruolo. Okay? Yeah. Io avevo anche capito che pensavo nel caso che anche una persona può interpretare più ruoli, perciò è più grande di un ruolo. Io can a person interpret more roles? Is this why he can also be bigger than the role? That's right, because I have inside many different opinions. Giusto, perché io dentro di me ho tante opinioni diverse. So one day I think one thing. Quindi and I occupy one role. Penso una cosa e occupo un ruolo. And then later on within 10 minutes. E poi dopo, diciamo anche dopo 10 minuti, somebody says something. Qualcuno dice qualcosa. And I think, E penso, Oh, I'm gonna change roles. Ma sì, cambio ruolo. Because I actually think this could work as well. Perché effettivamente penso che anche questo potrebbe funzionare. Yeah? Now that is what group process is about. Ora, questo è il processo di gruppo. Group process is about developing the fluidity to not get stuck in one point of view, in one role. Il processo di gruppo ha a che fare proprio con lo sviluppare una certa fluidità per non rimanere incastrati in un unico ruolo. To be able to have the internal fluidity. E di essere in grado di avere questa fluidità interiore to move, per potersi spostare to explore different points of view, ed esplorare vari punti di vista so that a new position, a new reforming can come through. Affinché poi si possa avere una nuova posizione, una nuova riformazione. If you have the courage to explore the diversity of the different roles in a room, in a group. Se hai il coraggio di scoprire le varie diversità all'interno di un and gruppo let people move roles. E permetti alle persone di cambiare ruolo and work with the tensions, e lavorare con le tensioni, then a reforming, that it is a collaborative process, allora c'è questo processo collaborativo di riformazione. Yeah? Okay. Now, depending of the purpose of an organization, ora dipendendo dallo scopo, il proposito dell'organizzazione, or of a society, o di una società, the culture, la cultura, there is gonna be some roles more active than others. Ci saranno ruoli più attivi di altri. So, let's think about some of the roles that you experience in groups. Quindi pensiamo ai ruoli che si sperimentano nei gruppi. Which kind of roles did you experience? Think about roles, not about people. Pensate in questo momento a ruoli, ok? Non a persone. Which role am I occupying right now? Quale ruolo sto occupando in questo momento? Very good. So, teacher. If there is a teacher, what is there as well? E quindi se c'è un insegnante, che cos'altro c'è? Very good. Roles come in opposites. I ruoli vengono sempre in opposti.
Okay, which other roles quali you experience in organizations, in systems? Ruoli si sperimentano in organizzazioni, sistemi e così via. What else? Cos'altro? La persona che si occupa dell'economia. Very good. So, somebody that is an organizer. Yeah, you could say an organizer. Quindi potremmo dire un organizzatore. Yeah, which organizes economy and other things. Che organizza economia o altre cose. So, organizer. If there is an organizer, what is there? Quindi l'opposto dell'organizzatore? Disorganizzato. That's right. Okay, what else? Cos'altro? Yeah, if there is an strategic. E quindi se c'è uno stratega. What else is there? The one that wants to just say, oh, let's go with this now. That's right, the shaman now, this strategy. No, we just feel it. Basta sentire le cose, yeah. No? Yeah. The one that feels and is go, it just kind of probably uses intuition. Quindi quello che usa un po' le sensazioni, l'intuito. Now, in some, in if there is, you know, the role of the mother or the father. Sapete il ruolo della mamma o del papà, no? Oh. Quello che si prende cura. Yeah, if there is that role, what's in the other side? E quindi dall'altra parte cosa c'è? The child. Il bambino. Bambino. The one that needs care. Quello che ha bisogno di cura. If you have a role that is a carer, some people are carers. Ci sono persone che come ruolo hanno questa cosa di curare, no? Di prendersi cura. The one that needs care. E quindi poi dall'altra parte c'è chi ha bisogno di cura. Now, what else? Which kind of roles do you find annoying? E quali ruoli trovate fastidiosi? Controllore. Very good. There is somebody controlling. If there is a role that is into controlling things, what's on the other side? Quindi se c'è un ruolo che controlla le cose, dall'altra parte che cosa c'è? The one that is into freedom. Quello che è. The anarchist. Libertà. The anarchist. Yeah. That's right. Yeah. Ah. Very good. The oppositore, the rebel. Il ribelle. You could say. Potremmo anche dire oppositore ribelle. Oppositore. Let's think about that. If there is an oppositore. Quando un gruppo prende una decisione c'è l'oppositore. Yeah, they say no, I'm not happy with this. Dicono, and no, non mi piace. I'm not doing questa cosa, it. Io non lo faccio. No. Yeah. So if there is that role, what's there as well? Quindi l'opposto di questo ruolo. Those who accept, those who are. Yeah, the follower. I seguaci, no? Il seguace. Yeah, let's do it. Dai, let's sì, go. Facciamolo, sì. Yeah, let's follow. Sì, seguiamolo. Yeah. But why for the controller there is? Because I don't use the negative terms. Perché non uso I termini negativi. Because it's not useful. Perché non è utile. Because you don't want to judge a role above another. Perché non vuoi giudicare un ruolo. In a group you need a control. In un gruppo hai bisogno di un controllo. And you also need the one that says it's time to be intuitive. E hai bisogno anche di quello che è intuitivo. But if you say, if you start to criticize and use words that criticize roles. Però se usi parole che criticano I ruoli. You are already creating. Stai già creando. You are creating a barometer of what's better and what's worse. Un barometro di che cosa è meglio e che cosa è peggio. Deep diversity, deeply democratic. All roles need a place in a system. Nella democrazia profonda, tutti I ruoli hanno bisogno. They are all needed. Una collocazione nel sistema. Sono tutti utili. Tutti in one way or another. In un modo o in un altro. Every role, every person. Ogni ruolo, ogni persona needs to be able to contribute. Deve poter contribuire. Yeah. So, now, in some of the roles that are most marginalized in groups. In alcuni dei ruoli più marginalizzati nei gruppi. Is the oppressor. Uno di questi è l'oppressore. The one that you feel that is oppressing you and almost
the abuser. Quello che senti ti sta opprimendo, è quasi, ti sta quasi violentando. The one that uses power to oppress. Quello che usa proprio il potere per opprimere. You could call it dictator, oppressor, abuser. Possiamo chiamarlo dittatore, oppressore, violentatore. Now that role is always present in a group because it's a world issue. È sempre presente nel gruppo, è una questione proprio mondiale. Yeah. So if you have an oppressor, what do you have on the other side? Se c'è un oppressore, dall'altra parte c'è a victim. La vittima. A victim. So you are going to have somebody or a person or a group that feels oppressed, feels ouch. Quindi ci sarà una persona, un gruppo che si sentirà oppressa, si sentirà proprio aia. And feels even poor me. E si sente anche povero me. Yeah, yeah. And then you are going to have another side. E dall'altra parte. That is really using force to try to get through something. Ci sarà chi usa proprio la forza per riuscire ad ottenere qualcosa. Can you see how some of these roles relate to archetypes? Vedete come questi ruoli in qualche modo si relazionano agli archetipi? Yeah. Now, in a deeply democratic system, ora in un sistema profondamente democratico, we believe that the role that you really want to marginalize, the one that you want to get rid of. Crediamo che il ruolo che si deve davvero marginalizzare, che si vuole, di cui ci si vuole liberare. For example, if you say, you know, Anna is just, she's just very, always saying no to everything. I think this group would be better without her. Per esempio, mettiamo che c'è qualcuno che dice, Anna dice sempre di no. Il gruppo funzionerebbe meglio se lei non ci fosse. Yeah. You can kill the cat. You can throw Anna away. Sì, sì, si può fare. Si può buttare via Anna. Non ci serve. But you cannot kill the cat's spirit. Però non si può eliminare lo spirito. Yeah. So, that means that Anna goes away. Questo significa sì, Anna può andarsene. Momentarily you go ah. E per un periodo, un momento fai ah. Per un tempo. Mm. Yeah, but the role, ma il ruolo that had something to oppose, che aveva qualcosa da, has not been processed. Cui fare opposizione. She wanted to get rid of it. Non è stato processato, quindi it non hasn't puoi been heard. Mm? Hasn't been heard. Non è stato ascoltato. So the role stays in the room. Quindi il ruolo rimane nella stanza. So within, sometimes within literally 5 minutes, sometimes a week. A volte può essere letteralmente per 5 minuti. Whenever. Altre volte può essere per una settimana. Somebody else in the group. Quello che è, ma qualcun altro nel gruppo. It's gonna go whoop into the role. Prima o poi whoop, entrerà nel ruolo. And in their own unique personal way. E nel loro modo singolare, unico. Not like Anna. Non come Anna. It's gonna start to oppose. E inizierà a fare opposizione. Ok? Questo anche nel positivo. Eh? This also in the positive though. Yeah, yeah. Sorry. Sorry. In the positive, it also can be positive. Yeah, anything. Qualunque anything cosa. That you want to get rid of. Qualunque cosa di cui ti vuoi liberare. No? You need to understand that you can put a boundary to the person. Bisogna capire che si può mettere un confine alla persona. But you need to know that the role needs processing. Però bisogna capire che il ruolo deve essere elaborato. So I'll give you an example. I'm not saying when I do group work, yeah. Quando faccio lavoro di gruppo, yeah. I do not allow physical violence. Non permetto la violenza fisica. I also watch out for abuse. E sto anche attenta se ci sono psychological abuse. Di abuso, abuso psicologico. Yeah. And I really process when this dynamic comes up. E faccio in modo di elaborare, no? Quando questa dinamica sopraggiunge. Yeah. So I have said sometimes to people. E a volte ho dovuto dire alle persone. Also in the when I was the director of organizations. Anche in qualità di direttrice di organizzazioni. I've said to the person, you need to work on your anger issues because you are dangerous. Ho dovuto dire physically alle persone, dangerous. Devi lavorare sulle tue problematiche di rabbia perché sei pericoloso, sei fisicamente pericoloso. Yeah. So your safety and the safety of others that I'm responsible for is an issue. Quindi la tua in consensus reality. La tua sicurezza e la sicurezza di altri per le quali io sono responsabile
È una problematica nella realtà del consenso. But I know that at Dreamland I need to work with the violence that is currently present in the group. Ma so che a livello del regno dei sogni devo lavorare con la violenza presente nel gruppo. It may have a different color or a different taste. Può avere forse un altro sapore, no? Un altro colore. It may be violence covered in spiritual values. Può essere la violenza ricoperta nei valori spirituali. Or covered in policies. O ricoperta da or in politiche. This. O anche in questo. Yeah, that's violence. Anche questa è violenza. That's the atmosphere in a group. È l'atmosfera nel gruppo. Yeah. So, I'm not saying welcoming diversity is that you don't take care of your safety. Quindi non sto dicendo che accettare la diversità non bisogna però prendersi cura della propria sicurezza. Yeah. Now, if you have a pattern of behavior in consensus reality in your group. Ora, se c'è proprio uno schema di comportamenti nella realtà del consenso all'interno del gruppo. Where you are constantly saying to people, you have to go, you have to go. Dove si dice continuamente alle persone, tu devi andare via, tu devi andare. You are overusing the boundaries. Stai usando in maniera eccessiva i confini. Yeah. So that's also not the way. E neanche questo è il modo. And also there has to be a process. If I say to somebody, you need to work, you know, on the level of violence that you carry. Ci deve essere anche un processo, per cui se io dico a una persona, hai bisogno di lavorare sulla quantità di violenza che hai dentro di te. This is the time frame and the tools that the organization is going to support you with. Questo è l'arco di tempo e questi sono gli strumenti che l'organizzazione mette a tua disposizione per poterlo fare. Non è che and you take time. Glielo si dice basta. And you take time. E si prende il tempo per farlo. Yeah. And at the same time e allo stesso tempo you work on the violence in the group because it's not just the person's violence. Si lavora sulla violenza nel gruppo perché non è solo la violenza della persona singola. Now, systems theory, if the group works on its violence. Perché se il gruppo lavora sulla sua violenza, for this person it's going to be easier to release their violence. Per quella persona sarà più facile liberarsi della sua violenza. It's going to de-escalate. E sarà proprio un scendere. So, for example, when you work with groups and there are extreme states in groups, yeah, like states of intense emotion. Quindi quando si lavora nei gruppi ci sono vari stati o stati di intense emozioni. Yeah. When you work on those states of intense emotion, you are relieving others in the world that suffer from it. Quindi quando si sta lavorando su questi stati di emozioni intense nel gruppo, si lavora anche sulla stessa cosa nel mondo, su quello che avviene nel mondo. So, role theory, field theory. Quindi la teoria dei ruoli o del campo. Yeah, this is a way to intervene in personal health. Questo è un modo per intervenire nella salute personale. Yeah. When you do your work as a person, perché quando lavori in quanto persona, you intervene in the health of the groups that you are a part of. Intervieni anche nella salute del gruppo a cui appartieni. Okay. In a family. In una famiglia. They say my son, like in my family when I was very sick. Come a casa mia, non nella mia famiglia quando ero molto malata. They would say if Anna would heal and she would stop being an addict. E mi dicevano se Anna solo guarisse e non fosse più dipendente, we would be a much happier family. Saremmo una famiglia molto più felice. So, all the transference. Quindi tutta la trasferenza. So one day I said to my family, I'm leaving. È così. Un giorno ho detto alla mia famiglia, me ne vado, sto andando via. I'm gonna find myself. Devo trovare me stessa. But I can assure you, you keep your problems. Però vi assicuro che manterrete i vostri problemi. My parents got divorced. E i miei genitori hanno divorziato. Okay. Now we have a much better family system than we had before. Adesso abbiamo un sistema familiare. An extremely good one. Molto che funziona molto meglio e migliore di quello che avevamo. It has reformed itself. Si è riformata. It's not what it used to be. Non è ciò che era un tempo. But we have a much better family. Ma abbiamo una famiglia migliore. Yeah. So it's the same thing. So
Deep democracy means that if somebody is in a group with a lot of anger and a lot of intensity. Quindi profonda democrazia significa se c'è qualcuno nel gruppo con tanta rabbia, un'intensa rabbia. How do I foster the ability to try to understand what is it trying to communicate? What's deeper than anger? Come faccio a curare quell'abilità per riuscire a capire che cosa c'è dietro, no? Che cosa sta alimentando quella rabbia? Nobody is born angry. Nessuno nasce rabbioso. The way terrorism happens. Come avviene il terrorismo? I have something to bring into the world, but I am a minority. Ho qualcosa da portare nel mondo, ma faccio parte di una minoranza. I knock at the door first. Busso prima alla porta. In groups and in the world, this is all the same. E questo avviene nei gruppi e nel mondo, è la stessa cosa. And people say, not now. E le persone dicono, no, non ora. This is what's important. Adesso questo è importante. I say, okay. E uno dice, ok. A few days later, knock louder. Qualche giorno dopo, busso ancora più forte. And they say again, not now. E dicono ancora, no, non ora. Yeah. A few days later, I burn the door. Qualche giorno dopo, poi brucio la porta. Okay. So intensity didn't begin as intensity. Quindi l'intensità non ha iniziato come intensità. So the job of deep democracy of group work is to try to go deeper into the essence of the role to find what is it trying to communicate. Quindi il lavoro della democrazia profonda, il lavoro di gruppo è quello di entrare ancora più a fondo nell'essenza di ciò che sta succedendo. So if somebody is a rebel, no, not this. Quindi se qualcuno è un ribelle dice no, no, così no. How do we try to fill that role and try to find if the person cannot do it? Maybe somebody else can do it. Come possiamo sentire meglio quel ruolo, capirlo più in fondo? Forse quella persona non agirà, ma c'è qualcun altro che lo farà. Yeah? So let's have an experience. Quindi facciamo un'esperienza. The only thing is I need the middle. Ho bisogno però dello spazio centrale. Perfect timing. So So we are going to do what's called a group process in a controlled manner because I want you to learn. Quindi adesso faremo un processo di gruppo, però in una maniera controllata. Because I want you to learn. Because I sometimes do group process with people, it's not controlled, meaning it just all goes boom. A volte lavoro in un modo non controllato, ma in questo contesto voglio farlo controllato per darvi proprio l'apprendimento di ciò. Because I'm interested that you learn, I'm not just processing issues. Perché voglio che impariate, non sto semplicemente dandovi così delle questioni. It's different. I want you to start to understand the methodology. Voglio che iniziate a comprendere la metodologia. Okay. So I want to do just spend 3 minutes, not long. Solo 3 minuti. Doing a process of sorting. Faremo un processo della sortear. Del sortire. Yeah. So I want to know if there are some topics that you would like to explore as a group. Allora, now. Voglio sapere se ci sono degli argomenti, delle questioni che vorreste esplorare come gruppo adesso. It can be anything. It can be consensus reality topics. Può essere qualunque cosa. Possono essere questioni appartenenti alla realtà del consenso. It can be reality of dreams. Può essere la realtà dei sogni. How to work with anger, how to communicate. Come lavorare con la rabbia. Those are all topics as come well. Come comunicare. Anche queste sono questioni, argomenti. So it can be anything. Quindi qualunque cosa. That you are interested to explore. Qualunque cosa che vogliate esplorare. So let's hear a few. Che cosa volete esplorare? Controllo. How to work with control? Come lavorare con il controllo? Mm-hmm. In which can you just say 2 more words about it? In which framework? In quale contesto? Se ti puoi essere un pochino più precisa. Si sta più vaga ancora. I didn't explain it, but she was so vague. più precisa. As a topic in groups or come argomento nei gruppi. How to work. Cosa vuoi? Personal. Più a livello personale. Uh-huh. It's more personal. So can you? So what did she say before? When she meets a person that is like a controller, she has this sense of drawing back. Great. So
how to deal with controlling people. Quindi come affrontare persone che controllano. That's really nice. You know, I run a workshop that it's called How to Work with Difficult People. Ho fatto un workshop che era intitolato Come affrontare, come gestire persone difficili. It's never me. Non sono mai io. That's good. Great, great topic. What else? Poi? Distruttività. Sorry? Distruttività. Distruttività. Destructiveness. Can you frame it in which area? What do you mean by it? For example, now there are the hunters. People are hunting mm-hmm. in this region, in the mm-hmm. countryside. And I'm going there and talking to them and how to relate. Quindi per esempio, no, questo è il periodo di caccia e quindi ci sono cacciatori che vanno in giro, io sto cercando di interagire con loro e parlare con loro, voglio capire meglio come relazionarmi. Do you say it has to do with destruction of the environment? E quindi ha a che fare con la distruzione dell'ambiente, possiamo yeah. dire? It's the same situation with the herbicides here, many people are using herbicides and I always try to talk to them personally, but I don't get the right... Beh sì, è una questione ambientale. Come so I'm going to talk about, I think I'm going to frame it, if you're okay with it. Quindi se per te va bene, penso di inquadrarlo. A little bit wider. Di ampliare un po'. And maybe bring the theme of destruction and natural resources. Distruzione yeah. e risorse naturali. Yeah. How do we relate to the environment? Come ci relazioniamo all'ambiente. Yeah. Yeah, it's more about the relation with real people. Yes, well, we are real people. Però ha a che fare con la relazione interpersonale con persone reali e noi siamo persone reali. And some of us may not use insecticides. E forse alcuni di noi non usano insetticidi. But we are using other things. Però usiamo altre cose. So in some ways the topic is out there. Quindi in un certo senso l'argomento riguarda, no, l'esterno. Però it's also here. È anche all'interno. It's between us. È tra di noi. On another level, one could say it's about how to work with violence. Yeah. Oppure ad un altro livello potrebbe riguardare come lavorare con la violenza. Posso ancora proporre un'altra difficoltà? Sì, violence, but I'm gonna just a second. I'm just gonna put what he said. Quindi la relazione, il rapporto. I'm just putting that as well because I think you bring and there is something about hunters. Destruction. Quindi cacciatori, distruzione. I just wanna put some of those words because I think they were quite strong. Quindi voglio and I think it's important. Inserire le parole perché comunque erano parole importanti, forti. I think it's good. Nel mio gruppo c'è una persona che sta prendendo delle idee e sta facendo l'altrove. In my group there is somebody that is taking the ideas of the group and is taking the ideas outside of the group. Ooh, a thief betrayed. Well, yeah. A little thief. How can I keep him alive? Why can I kill him? What do I do to keep him alive? You have a little thief. Hai un ladruncolo praticamente nel gruppo. This would be the thief would be how to not kill him. Okay. So, let's say group. Betrayal. Ideas, individual betrayal, yeah? Quindi dedico, tradimento individuale, yeah? What did you say? I don't know. Va bene? Is this bene? Ok, va bene così? Yeah? And how to manage envy in groups? I think it's here. Credo che rientri. So,
envy. Here I can see already the tension between the group, the group needs. Qui vedo già la tensione tra i bisogni del gruppo and the individual needs. E i bisogni individuali. Who doesn't respect rules? A rebel. A rebel. No, nobody here. Nessuno qui, vero? No rules. What else? And then there. How to limit that tendency if one wants to have leadership and overcome everybody? How to manage who wants to overcome and rule over the group? So, how to work with a ruler or what? Quindi come vogliamo frasarlo? Come lavorare? Come potremmo dire come lavorare con forti personalità? No, che ognuno vuole prendere il comando. Each one in the group wants to rule. Oh, I understand. Okay. So, how to work with too many chiefs? Quindi come lavorare con troppi capi? Anna, scusa, ma questa è la stessa cosa di lavorare con la leadership o un'altra cosa? Yeah, that's right. And it's all about leadership. Sì, ma una leadership auto. But it's self-defined leadership. Yes. Not recognized. Yeah, I understand. È chiaro, è chiarissimo. So, two more, and then we're gonna choose one. Ancora due. No, there's two first. Sì, lei, ma lei c'era prima. Non so mai quando è tempo di intervenire e quando è tempo di fermarsi. Come dicevi che ci sono due tempi, sbaglio a usare i tempi. Voglio capire come capire quando è l'intervento e quando invece... I never understand when it's time to intervene and when it's time not to. Very good topic. Timings, I never know... I love the topics you are bringing because they are all about personal growth and personal understanding. Mi piacciono molto queste tematiche perché riguardano so tutta la crescita personale, no? Quindi sono tematiche molto ricche. When to intervene or not? Quindi quando intervenire o no? Yeah? Okay, over here. Come riuscire ad accettare la diversità dell'altro e la diversità del punto in cui si trova sul suo cammino? How to accept the diversity of the other and the diversity within his path? How to accept the other? Come accettare l'altro? Yeah? How to accept the other? No. Okay, last one. No, non ho sentito. Come relazionarsi con l'indifferenza? Indifferenza. How to relate to indifference? Questa. Nel quello sulla leadership possiamo anche ragionare su come passare da una leadership individuale a una leadership condivisa. How to pass from an individual leadership to a shared. Okay. Okay, so now we have the difficult task to choose one. Ora c'è il compito difficile di sceglierne uno solo. Yeah, now, this is consensus reality. We've been framing things. Yeah, can you see already? Questa è la realtà del consenso, no? Abbiamo inquadrato una serie di argomenti. When you choose one, this is just a window into dreamland. Questa è solo una finestra per poter entrare nel mondo dei sogni. It's a window to process diversity. È una finestra per poter processare, elaborare la diversità. We will start with a particular content, it will change. E come si inizia con un contenuto non specifico, poi il tutto cambia. Yeah.
Yeah, once you go into roles and into dreamland, the group processes what really needs to be processed. Quando si entra nel mondo dei sogni, poi il gruppo può processare, elaborare ciò che veramente va elaborato. When you process diversity, then you can come back to consensus reality. Una volta elaborato la diversità, si può rientrare nella realtà del consenso. You can come back. Si può tornare. Yeah. And come back and then make decisions that are better informed. E quindi prendere decisioni sostenute da informazioni più that are better informed and that are potentially long term. E che potenzialmente sono anche poi hanno un effetti a lungo termine. Okay. So okay. So the way we're going to do it is I'm going to read every statement. Quindi lavoreremo adesso in questo modo. And you are not going to vote like this. Leggerò ogni affermazione, però non voteremo per alzata di mano. No. We are going to do a temperature check with sound. Facciamo un controllo di temperatura tramite il suono. To see which of these topics has the most heat right now. Per vedere quale di questi argomenti ha più calore, più caldo in questo momento. We need to choose a window that is hot. Dobbiamo scegliere una finestra calda. If you choose a window that is not hot, se si sceglie una finestra che non è calda, you are marginalizing really what needs to come out. Si sta marginalizzando ciò che veramente deve venire fuori. Yeah. Because when the roles start to come out, there's going to be points of heat between the different opinions. Perché quando i ruoli iniziano a venire fuori, ci saranno punti di calore diversi, appunto, tra le varie opinioni. These points of heat are the points we want to slow down and process. E questi punti di calore sono quelli che vogliamo rallentare e elaborare. Because when you go deeper there, perché quando si entra in più profondità, there's the potential for transformation. Lì poi c'è il potenziale per la trasformazione. Okay, so I'm going to read them and you're going to make a sound. Quindi for each of them. Ora leggerò i vari titoli e metterete un suono that represents your level of interest. Che rappresenta il vostro livello di interesse. Okay? So, I'm going to start. I'm just going to read them all one after the other and you just make a sound when I read it. Try not to think, try to feel the impact. Is this, what's the level of impact? Cercate di non pensarci troppo, vedete proprio quello che sentite dentro, che cosa vi impatta, come vi impatta. Okay. So, how to accept the other? Quindi come accettare l'altro. That was a little bit like this. Yeah. How to deal with controlling people. Come affrontare persone che controllano. How to work with violence, relationship with the environment, hunters, destruction. Come lavorare con la violenza, il rapporto con l'ambiente, cacciatori, distruzione. Okay. Now, group ideas, individual betrayal, group versus individual needs. Quindi idee di gruppo, tradimento individuale, bisogni di gruppo di contro ai bisogni individuali. That was a little bit of a Now, this is in order to choose one, we need to marginalize others, not because they are not important. Ora, per poterne scegliere uno dobbiamo marginalizzare altri, ma momentaneamente non sono importanti, Simply because there is now is not the moment, the heat. Ma semplicemente perché ora non è il momento, non c'è quel calore. Remember the river. Ricordate il fiume? Yeah, the river is not going in that direction, the heat. Il fiume non va forse in quella direzione, non okay. C'è il calore. The rebel, the person that wants no rules, how to deal with this? Quindi, come affrontare il ribelle, colui che non vuole regole? Okay. So, this is a topic about leadership. Individual leadership, shared leadership, too many leaders in one place. Quindi l'argomento sulla leadership, leadership individuale, leadership condivisa, troppi leader in un unico posto. Yeah! That looks good. Okay. When to intervene in a group or not? Quando intervenire in un gruppo e quando no? Oh, yeah.
it's not bad as well. Indifference. How to relate to indifference. Quindi l'indifferenza, come relazionarsi con l'indifferenza. Yeah, okay, so I think the most, the ones with the biggest amount of heat, if you are okay with it, quindi, is this one. D'accordo, quelli con la maggior quantità di calore è questo, il come lavorare con la violenza, ribelle. Leadership. Leadership, okay. Sorry, not this one. Leadership. Yeah, leadership. Okay. And? Come, quando intervenire o no. Okay. So now we're gonna check those three. Quindi ora controlleremo questi tre. You can only make a sound for the one that you really. Potete mettere un suono solo per quello che, a cui siete veramente interessati. So take a moment to close your eyes. Quindi prendete un attimo per chiudere gli occhi. And I'm gonna read them first and make no sound. Quindi li leggerò una prima volta e non emettete suono. Okay. Just notice the impact. Cercate di notare l'impatto. Notice if the heat rises in you. Notate se il calore sale in voi. Yeah. If something in you goes ooh. Se c'è qualcosa in voi che fa Yeah, then that's the one to go for. Allora quello è quello da scegliere. So I'm gonna read them once. You just notice. I'll read them two times. We make sound. Quindi adesso li leggo una volta di seguito. Non emettete suoni. Cercate di capire l'impatto che vi fa. E poi li rileggerò e emetterete il suono. So first one. Just notice the impact. How to work with violence. Quindi il primo. Notate solo l'impatto. Come lavorare con la violenza. Relationship with the environment. Hunters. Destruction. Quindi il rapporto con l'ambiente. La distruzione. The next one. Leadership, individual or shared. How to work with strong leaders and personalities. Quindi la leadership, leadership individuale, leadership condivisa, come lavorare con forti personalità e quando ci sono troppi leader. The last one, when to intervene or not in a group. E l'ultimo, quando intervenire o no in un gruppo. So now I'm going to read them again and you're going to make a sound just for one. Quindi adesso li rileggo e dovete mettere un suono ma solo per uno, una sola scelta. Start from the bottom up. Inizio dall'ultimo per poi risalire. When to intervene or not in a group. Quando intervenire o no in un gruppo. Good. Not this one. Today. Non oggi, non questo. Individual share leadership, how to work with strong personalities, how to share leadership. Leadership individuale, leadership condivisa, come lavorare con forti personalità e con tanti leader. How to work with violence, relationship with the environment, hunter destruction. Come lavorare con la violenza, il rapporto con l'ambiente, cacciatori, distruzione. Bentornato. So, I think it looks like they are very, very much paired. But I think this one had a bit more of potency. Credo. Now, I have a feeling that they are related. Chiaramente, sembra che... c'è poca differenza tra i due, quello però con come lavorare contro la violenza è un po' più caldo. There is so much heat in both. Anche se devo dire che sembrano in qualche modo relazionate, ok? Quando c'è tanto calore in atto, poi si vede la relazione. We are gonna see some sort of topic of relationship, violence, intensity, something. Quindi credo che ci sarà una relazione tra leadership, violenza, intensità, something. Qualcosa verrà fuori. Ok. What time is it? It's 11:45. Oh, very good. I can't see mine. So the first thing we are going to do, we are going to go with that topic, yeah, is we are going to together think about the roles in this topic. Quindi adesso insieme riflettiamo sui ruoli in questo argomento. Okay, we're going to think about the different positions. Quindi dobbiamo pensare alle varie posizioni. Yeah? So... if you think about the topic of violence, environment, quindi pensando all'argomento appunto alla violenza, all'ambiente, hunting, la caccia,
And then there is this on the side, there is this concept of leadership in the background. E poi diciamo che nel retrofondo c'è anche il concetto della leadership. So I'm going to start with who brought it up. You brought it up. Yeah? So what concerns you about this topic? Let's start with you saying a little bit about it. Quindi esprimiti un po' su questo argomento. Cos'è che ti tocca? La distruzione. La distruzione è quello che mi... Mi fa difficoltà a trovare un modo per agire. I see lots of people nodding. Vedo tante persone che annuiscono. So I imagine other people feel like that. Quindi immagino che vi sentiate nello stesso modo. Yeah? La cosa, posso dire, la cosa più distruttiva in questa zona sono le persone. The pesticides that people use in this area are the things that are more present in this area. Poi dopo quello. La distruzione dei cacciatori è ovvio, è una cosa che hunters is obvious, of course. Penso, sul livello ecologico la cosa più distruttiva sono le but from an ecological viewpoint, probably the pesticides are what are damaging most. Okay. So which roles can you see already in this little conversation? Sì, in questa breve conversazione quali ruoli riuscite a identificare? Let's do this together. Yeah, how would you define the oppressor? Let's think about the roles in the topic. Definiamo l'oppressore, dobbiamo pensare a ruoli specifici. L'uomo, l'oppressore, è la natura, la vittima. We could say man. Yeah, but he talked about a hunter. Però ha parlato di un cacciatore. Il cacciatore, il contadino. Dice che il contadino. Who says that it's right to use herbicides and pesticides. Thank you. So there is one role here. Quindi c'è un ruolo qui. But which is probably not very it's not very welcomed in this particular group. Ben accetto in questo gruppo, no? In a different group will be very welcome. In un altro gruppo sarebbe molto accettato. Contextual. No? Dipende dal contesto. There is a role here that says, you know, I think it's okay sometimes to use pesticides. I actually think it's okay to go hunting. I need to eat. Ci sono ruoli, no, che dicono che va bene usare pesticidi, per me va bene andare a caccia, no? I don't know what else, but this role is here. Però c'è questo ruolo qui. Okay. Who hunts, you know, my dad used to go, my grandfather used to hunt. That's right. So that's one role. Yeah? Un ruolo. Can one or two people stand here and help fill it up? Posso avere uno o due persone che mi aiutano stando in questa posizione per riempire questo ruolo? A group, thank you. Stand here together. Insieme, come gruppo. Can be as many. It's important because we need to process this work. È importante. We need to process this work. Dobbiamo processare. Elaborare il ruolo. Okay. Okay. Now. Yeah, just a minute. I'm trying to teach as we get into the group process. Already the feelings are going high. Okay, sto cercando di insegnare qui. Sento già i sentimenti che si stanno riscaldando, quindi seguitemi un attimo. Okay. You probably want to respond. That's already a response. Però il fatto che ha detto che voi siete rappresentate la maggioranza. E questa è già una risposta. That's right, exactly. Okay? E non so here this role is a minority. Qui questo ruolo è una minoranza. But in other places in the world, like you say, it's a majority. Ma in altre parti del mondo, I don't know. I è don't una maggioranza. Here. Io non lo here. So. That's a point of view. Io non vivo qui. So the other side. Would you like to occupy the other side? Because you have all that energy. Yeah. Somebody else to help decide. Per aiutarlo, yeah. Nell'altro ruolo. Yeah. Now, group process means some of you are going to be holding the pot. Allora, quando si fa questa elaborazione di gruppo, vuol dire che altri di voi devono reggere questo contenitore. If you feel touched
and you feel you want to be... the streaming. You can come here. So, if you feel touched, okay, and you feel you want to come into the process and go into one of the roles, come into the process. Okay, se vi sentite toccati dall'argomento e volete entrare nell'elaborazione della cosa e unirvi a uno o l'altro dei gruppi, fatelo. Okay, se la cosa vi tocca. If you feel you want to bring in a new point of view, a new role, you come in as well. Oppure, se volete intervenire e portare un nuovo punto di vista, un nuovo ruolo, potete entrare. If you have lots of emotions and you feel they need to come into the process, you bring them in. Se avete molte emozioni e sentite di volerle portare nell'elaborazione, fatelo. Because I don't understand Italian, we have to go slowly. E visto che io non conosco l'italiano, dobbiamo lavorare lentamente. When I do this on my own language, I can go much faster. È chiaro che quando lo faccio nella mia lingua vado molto più velocemente. Okay. So, now here when we start the discussion, if you feel at some point touched by the other side, you can switch roles. Ora che iniziamo la discussione, se vi sentite impattati, toccati dall'argomento, potete anche scambiare ruolo. I'm going to say something else before. Now, this is not a theater play. Ora, questo non è una rappresentazione teatrale. You may here not have this opinion completely yourself. Forse voi che siete qui non avete questa opinione, no? The role is bigger than you. Ma il ruolo è più grande di voi. The same here. You may have a slightly different opinion. La stessa cosa qui, potreste avere un'opinione diversa da quello che state rappresentando. Ma il ruolo è più grande. We are in service to this topic and to the field. Stiamo servendo in questo momento l'argomento e il campo. In order to process something collectively, per poter elaborare qualcosa a livello collettivo, release energy, per rilasciare energia, quantum physics, readjust an aspect of the field, fisica quantistica, no? Riaggiustiamo un aspetto del campo. Also to learn personally. E anche per imparare personalmente. This is also personal. Questo è qualcosa anche di personale. It's also about personal transformation and understanding the different parts inside of me. Riguarda la trasformazione personale, il fatto di capire le varie parti del and growing in awareness. E crescere nella consapevolezza. Okay? So, even if you don't completely agree with this, you need to be able to find a part of you that can speak a bit truthfully. Quindi anche se non siete pienamente d'accordo con questo ruolo, dovete trovare una parte dentro di voi in grado di parlarne in maniera verace. Yeah. You need to find something that can have some authenticity. Dovete trovare qualcosa che sia in qualche modo autentico. Yeah. Yeah. Now, feel free to switch around. Sentitevi liberi anche di scambiarvi. To try another point of view. E di provare un altro punto di vista. Okay. So, I'm going to start with this side. Quindi iniziamo con questo lato. Yeah. So, what would you like to say to this side? Che cosa volete dire a questo? Imagine you are talking to this side. Immaginate appunto state parlando con questa parte. So there must be something about, you know, I think it's completely destructive what you are doing. Quindi può essere, per esempio, credo che ciò che state facendo è assolutamente distruttivo. We are leaving no earth for the future generation. Non stiamo lasciando terra per le what generazioni do you want future. Che cosa volete dire? Per favore non facciate. Please don't go hunting in this area. So I notice when you say please, there is a lot of feelings in you. Quindi noto quando dici per favore, ci sono molti sentimenti dentro di te, molte emozioni. What's the feeling if you are to share with them the feeling? What's the impact when you see what's happening on the earth? E se vuoi condividere con loro invece l'emozione, il sentimento, che cosa diresti invece di per favore? Che cos'è l'emozione per l'impatto che si ha sulla terra? L'odio. Can you share that with them? Puoi condividerlo con loro? I hate you. Go away. Di odio, andate via. Thank you for saying it. It's a very difficult thing to say, but it's here. È molto difficile da dire, però è qui. So what happens to you when you hear that level of pain and anger? E che cosa succede a voi quando sentite questo livello di dolore, di rabbia? Ti è arrivato. Why don't you share with him what arrived to you? Condividi con lui che cos'è che ti è arrivato.
Beh, mi è arrivato il suo forte disagio, però è facile perché io la penso come lui, quindi provo lo stesso. Ci sono i cacciatori intorno, questa mattina mi sono svegliato con i cacciatori che sparavano, quindi per me mi arriva. Sento il suo odio, sento fastidio, il suo disagio. Senti il tuo también? Do you feel your own? E senti quindi il tuo sentimento personale? Sì, mi sento odiato da lui, mi sento un problema per lui. Quello che faccio è un problema. What I do is a problem. That's right. Yeah. Good. Let's notice what else is here. What came up for you when you hear this? A me viene da dire, non sono io che devo andare via, sei tu che devi andare via. I'm not the one that's supposed to go away, you're supposed to go away. So, why does that come up in you? What's the thing that you want in them to go away? What do you want to get rid of? Che cos'è che ti suscita questo sentimento? Perché di che cos'è che ti vuoi liberare? If you trust that, what do you want to get rid of over there? Perché ti vuoi liberare di loro. Questo è il tuo sentimento. No judgment. Right. So I want to get rid of your judgment. It doesn't help me. Quindi voglio liberarmi dal tuo giudizio perché non mi aiuta. So just keep noticing the impact. We're gonna keep going back and forth. You can see I'm trying to help you to make the statements and go deeper into the feeling so that we can start to deepen the dialogue. Yeah. Sto cercando di aiutarvi a tirar fuori queste affermazioni per poter entrare sempre più a fondo nei sentimenti. I got angry when you said that we had to leave, because this is my land. You have come on a land of knowledge. You don't know this land. You can't tell me that I live here with my family, my children. You can't tell me what I have to do on my land. So just to slow it down, because now is when it becomes personal. Allora bisogna stare attenti, altrimenti diventa molto personale. This is the place where I'm so pleased that you brought this in. I'm so grateful. Sono davvero grata che hai portato. Because no? This is a big topic in the world. Perché è un forte argomento in tutto il mondo. Of immigration and many different things. Immigrazione, tante cose. And I'm so pleased you were so honest. E sono compiaciuta del fatto che sei stato onesta. I understand, but there is something here that is very deep, that però, says, you know, I've been living here for generations. Però c'è qualcosa di molto profondo nel dire, sono qui da generazioni, è giusto. And I have a way. E io ho un modo di vivere, di agire. So that's very important to share that. Molto importante condividerlo. Yeah. Questo è ambientalisti. La caccia serve perché ci sono troppi cinghiali, noi sguardiamo l'ecosistema. There are twin camel that is destroying the land. So, so we need to. I understood. So before we come here, I want to process that impact. Però prima di arrivare a questo, voglio elaborare questo. So I want to notice what happened. Did anything change for you when you heard that level? Per te cosa è successo? È cambiato qualcosa quando hai sentito questo livello? Did you understand a little bit more? Hai capito un po' di più le loro necessità e intenzioni? From the area, yes. Can you talk to her now momentarily? Really make it personal and tell her what helped you. Puoi renderlo personale e spiegarle che cosa ti ha aiutato? Sì, che è vero. Quello che hai detto, che sono io la persona che è da pochi anni qua. Sì, questa cosa è vera, e le persone qui hanno vissuto qua da centinaia di anni e distruggono questa terra da... Distruggono questa terra da intorno a 30 anni o 50 anni. Non è stata sempre distrutta, è il modo moderno che distrugge la terra.
non è una cosa locale, è una cosa globale. From your point of view, yeah. Dal tuo punto di vista, sì. E l'uso della tecnologia sbagliata che sta distruggendo. Però sul livello dei cacciatori è un'altra cosa. But it's interesting. So you did say that there was something true about what he said. È interessante. A percentage of truth. Una percentuale di verità in quello che ha detto. Yeah. So how do you really take in that percentage of truth? About honoring, yeah, those that lived here before you arrived. E quindi c'è il discorso di come accetti questa percentuale di verità nel fatto che it's not just personal, it's also the role. How can the role honor? Quindi non è solo personale, come può il ruolo onorare questa verità? Tradizioni secolari. That's right. At the same time, that challenges it. Però allo stesso tempo c'è questo senso di sfidare questa tradizione, questa realtà. So that's, can you see how you start to deepen in the way? Vedete come si inizia ad approfondire. Rispetto a questo mi viene da dire che la terra non è tua, non è vero, non è di nessuno, è la nostra terra. E se io passo davanti alla tua casa e vedo che tu stai massacrando i tuoi bambini, io non ti lascerò massacrare i tuoi bambini perché sono i tuoi bambini. Io intervengo. Allora tu da che famiglia vieni, da che cultura vieni, quanta violenza c'è nella tua storia? Io devo rispettare la tua storia solo perché è la tua storia? Quanta violenza c'è? Tu non la vedi, ma io la vedo. E io voglio intervenire su questo perché non è roba tua, è roba anche mia. È la nostra terra. E appartiene a me tanto quanto appartiene a te, anzi non appartiene né a me né a te, siamo noi forse che apparteniamo a lei. Just holding, tu non sei qui per sfruttare né la terra né i tuoi figli, tu sei mai qui per curarli. So she's asking if you are here as well to try to heal the earth that belongs to us all. She's saying, not asking. Yes. Okay. I feel the emotion here. Sento l'emozione. It's come like this is the earth of everybody. No. I can't just be blind la terra to violence. Non posso essere cieca davanti alla violenza. I understood. I understood. I understood. I understood. I understood in Italian. Yeah. Can you see how violence comes in now into the picture? Vedete come la violenza entra, no? This is a new topic. Do we close our eyes to violence? E questo è l'altro argomento. Chiudiamo gli occhi davanti alla violenza. How do we intervene in somebody else's home? Come facciamo a intervenire nella casa? Very tricky. È sottile la cosa. So it starts to shift the levels, the topic. I livelli, gli argomenti, no? Yeah. Si spostano. So what comes up for you to respond to this? Cosa vuoi rispondere a questo? Questa è una tua idea che io faccio violenza. Per me è così, i miei padri hanno fatto così, non è violenza. È giusto così, si fa così. È violenza non fare così. So from this side there is a lot of feeling about, for me this is not violence, this is a heritage. Questa è un'eredità, non è violenza, no? C'è questo sentimento. Can you speak a bit more about how your tradition has supported you? Mio padre mi ha portato da piccolo a cacciare e mi ha insegnato a cacciare e mi ha detto che se io non caccio gli uccelli distruggono tutto. E sugli erbicidi, sui diserbanti? Sui diserbanti, se tu lasci la terra non diserbata può prendere fuoco e brucia tutto. Ed è bruttissima la terra con tutta l'erba così, è disordinata. Tu non curi la terra, io curo la terra. I diserbanti non sono così pericolosi, la chiamo medicina, dopo 3-4 giorni finisce l'effetto. So there is something about, I understood that, but I'm going to stay with the intensity, I'm trying to hold intensity. Yeah? Sto cercando di mantenere l'intensità, quindi ho capito, ma rimango un attimo so su questo. So we really hold the points of heat. Quindi così manteniamo i punti di calore. So there is something here, it's all, I can feel the trembling. Sento quasi il tremolio qui. Yeah? No? There is something here that is really like saying, can you not honor that I was taught in a different way to work with the earth? Che dice, ma è possibile mai che non capiate che io ho ricevuto insegnamento di
lavorare con la terra in un modo. Before you change it, please learn it with, learn what I'm doing. Prima di voler cambiare quello che sto facendo, vogliate almeno imparare. See, there is something, yeah? Here, I imagine. That is like. Quindi c'è qualcosa qui che è proprio forte, dice, imparate prima. Yeah, you see. So just notice if your feelings start to change and there is a new response that comes through towards this before we go there. Fate caso se c'è un cambiamento nei vostri sentimenti in proposito. Non si può imparare avvelenando la terra. Se io imparo ad avvelenare la terra, poi devo disimparare. Proprio capito questo, disimparare, perché non è il giusto modo avvelenarla, che sia con i pallini da caccia o che sia con un riservante, perché questo rimane alla terra e fa male a me, a te, ai nostri figli, fa male a tutti e ci rimarrà per anni, causando dei grandi danni e disagi alla terra, alla nostra madre. Just notice the impact. And the feeling level. What's happening at the feeling level? A livello di emozioni, cosa succede? Io sento che quella è una loro opinione. Non mi convinci così a cambiare idea. Io non capisco. Tu hai un'idea che pensi che è giusta, ma io penso che è giusta la mia. E così non mi convinci, non sento che stai pensando a me in questa cosa, vuoi che la tua idea sia quella giusta, ma io ho un'altra idea, un'altra conoscenza, mi devi trovare un altro modo per farmi cambiare idea. Essere leggermente più critici in ciò che si fa, farsi qualche domanda in più nel momento in cui ti servi. Cioè, proprio... dobbiamo fare questo, dobbiamo fare... Tu sai tutto, tu arrivi e c'è proprio un'urta il modo con cui dici le cose, come se la tua verità fosse l'unica verità. Cioè, dobbiamo prenderci cura della terra, perché questo è giusto. Prova ad attivare un cambiamento, perché sono secoli che andiamo avanti così, no? Quindi se non c'è un input, non c'è cambiamento. Io provo ad avere un punto di vista differente da quello che si è perpetrato negli anni. Ma io non ho bisogno di cambiamento. Cambiamento è vita. I miei nonni sono vissuti così e non hanno cambiato. Ma da sempre c'è stato. So there is an this was great. That interaction was great. There is an impasse. It's called an impasse. Non so come si dice in castellano, in italiano. The reason why is because there is a rank issue. È perché c'è una questione di ranghi. Okay, which I haven't yet told you about. Che di cui non ho parlato ancora adesso, però. Yeah. So, when somebody comes with new ideas into a new land. E quando qualcuno arriva con nuove idee in una nuova terra. You come with a lot of rank. Si viene con un rango. The rank of knowing new things. Il rango di sapere cose nuove. Yeah? That is rank. Psychological is information. Psicologicamente non ci sono queste informazioni. And this is a world issue. The states or other countries go to South America with new ideas about how to deal with the poor people in South America. Ed è una questione mondiale. Gli Stati Uniti, per esempio, vanno in Sud America con le loro nozioni, informazioni su come affrontare la povertà. Now, the feeling here comes from a good place, place to save something that is dear to us all. Il sentimento viene da un posto dal fatto di voler salvare tutti quanti. The problem is the style, if you are too much of a teacher around it. Il problema è lo stile, se you were asking how to do it. Insegnanti, no? Infatti la domanda era come farlo. Over here they are gonna have a huge reaction. Da questa parte poi avranno una forte reazione. They are gonna feel talked at. E si sentiranno insegnati. They are gonna feel like their ways are no longer valid. Come se i loro modi non sono più validi. Yeah? And they are gonna feel low rank. E si sentiranno di basso rango. They come to save us. They are the saviors. Ah, loro stanno venendo a salvarci, sono i salvatori. We know nothing. E noi non sappiamo niente. So that's why this part is going to start to escalate. Questa parte tornerà sempre a innalzarsi. Which you probably feel with the hunters. E che probabilmente ciò che sentite con i cacciatori. It'll get bigger. Diventa sempre più grande. Yeah, it'll get bigger because the style
of the communication is too much teacher and student. Visto che lo stile della comunicazione è troppo insegnante e studente, il cacciatore poi tenderà a reagire sempre. Great, good. So just to tell you, show you, switch roles and notice if we can try to learn a different style of communication. Potete together. Anche scambiare ruoli e vedere se possiamo imparare un nuovo stile di comunicazione. So, okay, so talk to them and see if you can see if you can do it in a way that you have more contact. Vedi se riesci a farlo in un modo che hai più contatto. Volevo chiedere il modo come hanno lavorato i vostri nonni. È molto diverso di come ha lavorato oggi. Gli oliveti sono stati preservati dalle pecore. Avevano sempre le pecore sotto le olive che pulivano la terra, mangiavano anche le olive e proteggevano le olive dalle mani. It's not gonna work. You're giving them a speech. Stai facendo un discorso. You're doing, the feeling is good. It comes from a good place. But you are telling them about the world and where it came from. Ma stai dicendo loro da dove vengono. There is some and the way. Per capire la differenza delle pratiche. I understand, but there is something about your contact, your emotional involvement that needs to come through if they are going to listen better. Ma c'è bisogno per il tuo coinvolgimento emotivo di arrivare a loro. Something about I don't know. I know I was. You know I love this country. I've come to live here. Amo questa. Thank you for welcoming. Sono venuto a vivere qui perché l'amo. Grazie per avermi accolto. You know, I'm so in awe. And there are some things that are driving me bonkers. I don't know what to do about them. È una terra bellissima, ma ci sono delle cose che mi fanno impazzire. Non so che cosa fare. There is something about your energy. You need to come into contact with that passion. What worries you? In contatto con quella passione, cos'è che ti preoccupa? It's difficult because we think that the other way will work better. È difficile perché pensiamo che l'altro modo funziona meglio. Yeah. But can you see the difference when I do this? There is a bit more. Quando ho fatto così. You know, because I get into it with them. I don't teach them about it. Perché entro in contatto, non sto più insegnando. It's different feeling, isn't it? È un sentimento diverso, no? The love for this field, because I love it. Mi piace questa energia, l'amore per la terra, perché anch'io. Avete detto prima, mi ha molto colpito. Avete detto che diserbate perché sennò brucia la terra, no? Ed è vero, non ci avevo mai pensato che se non diserbo può bruciare l'estate perché diventa tutto secco. Ma allora la mia domanda è, ma esiste un altro modo per farlo? Perché il terreno non bruci? Forse voi avete un altro modo, forse i vostri nonni quando non avevano i soldi per comprare i diserbanti lo facevano un altro modo. C'è un altro modo, voi conoscete un altro modo perché possa accadere che la terra non bruci senza diserbare? No, non ho detto lui, ecco. She gave the solution. No, she was just asking if there was a solution. And he said, there was a solution. Back then, they used the sheep. They were just... Mi era di fame, mi nonno morire di fame, era molto difficile la vita. Adesso io guadagno, faccio un altro lavoro e non ho tempo per lavorare la terra. Il diserbante mi aiuta anche a vivere meglio. Quando c'era mio nonno, i colori stanno aumentando tanto, voi non avete in famiglia tanti malati? Ma non dipende da questo. Ci sono inquinato. Tutto è inquinato. No, mio figlio è morto di amianto. Cioè io devo dire questa cosa, che mio figlio è morto di amianto. Ci avevano detto che era un materiale buono l'amianto, l'abbiamo costruito fior di case con l'amianto e adesso è morto mio figlio, capito? Cioè, questa cosa non lo so, la metto qui. Ma tu da che parte stai? No, it's perfect, it's a new role. È un nuovo ruolo, è perfetto. That's what happens when you sustain the tension. È così quando c'è and you see diversity in the different parts. Si vede la diversità. Yeah.
worlds that are more ghost worlds even. Things that are fantasma, ricordate? Start to come through. Iniziano ad entrare. Yeah, and there is a lot of feeling over here. And somehow this conversation lacks feeling. E in qualche modo questa conversazione manca di sentimento, invece qui c'è stato il sentimento. You are talking a lot about the earth and the pain, but there is parlate della terra, del mondo, ma tutto blah. There is a lot of feeling over here. Qui c'è sentimento. So what's the feeling? What did you want to bring? Mi hanno fregato, un'ingiustizia, mi hanno fregato, capito? Io mi sono fidata e mi hanno fregato, questa è la cosa. Mi hanno detto che era un buon materiale, mi hanno detto che tutto, mi hanno riempito di cose che non so bene, non l'hanno provato, non l'hanno consolidata questa cosa. Senza provare, in end, ha distrutto la mia famiglia. Wow. So. If you were to situate yourself somewhere here, where would you put yourself? Se ti dovessi posizionare, dove ti metteresti? Trust your feeling. Would you stand? Would you sit down? Dove saresti in piedi? Ti sederesti? This is a ghost role. Questo è un ruolo fantastico. This is the part that has died. Questa è la parte che è morta. Because of this fight. A causa di questa lotta. And these tensions. E di queste tensioni. One way or another way. And in the meantime, people are really suffering. Le persone stanno soffrendo. Yeah. And kind of really losing it and dying. And kind of losing all their resources and everything. Stanno perdendo le risorse, stanno morendo. While this ecological discussion is happening, this is also happening. Questo discorso ecologico è in corso. This is important, but you need to know that this is happening, it's real. Certo, questo è importante, però è quello anche l'altro è reale. So let's just bring it into the picture. Quindi mettiamolo nella scena. Jenny, you wanted to say something? Tutti quanti mi ci vanno a fare un culo, perché se prendo una cosa non va bene, se metto le pecore no, porca merda, perché ci sono il cazzo di vegetariani, vegani e la malossa santissima, ma che cazzo volete? Allora se metto disturbante no, se non lo metto un mangio, che cazzo volete da me? Di conoscenza vogliamo, un po' più di cosa si sa fare, ma mi vuole fare un altro, io se metto le pecore arrivo in dato. Mi rilascio tutti i cereali che mangio e no, perché se gli sbaglio me li prendete il giorno. Se ne ho una che cazzo posso portare di sé in una mia vita. It feels like that, doesn't it? It feels like so much energy that do you feel lost? Is it bad? So angry. Yeah. Arrabbiata. Do you feel the anger? It's just like I feel oppressed and then I need to go off. Mm-hmm. Sento oppressa e poi devo uscire. That's right. Anybody else feels like that? Se qualcun altro around this conversation? Per a bit oppressed? Oppressa. Anybody else? Oppressa. Feels like, ah, that's the wrong. Così? Qualcuno si sente così? Come and join her. Vieni a raggiungerla. You see the different levels? Yeah? Vedete i diversi livelli. This is one conversation, this is another part that's happening in the meantime. Qui c'è una conversazione, poi dall'altra parte nel frattempo avviene anche questo. There is a part that is saying, I don't know what to do. Impossibile. Feel like, ah! Ah! Wow! Go for it, Jenny. Just take a moment to just let it out. That's right. That's part of the emotions that we feel. Fa parte delle emozioni che. Everybody, do you feel this sometimes? Ti senti così a volte? Over here? Da qualche parte. Desperate. Vuoi sentire così? That's right. Do you feel like that sometimes? Voi vi sentite così a volte? Yeah. Everybody feels like this a little bit, doesn't it? Si sente così, no? This is what was missing a bit in the conversation, is the intensity that we feel about this issue. Questo this issue is intense. Mancava l'intensità, perché questo argomento è intenso. It's worrying me. Mi sta preoccupando. Yeah. That is the level that questo was missing. È il livello che mancava.
So let's now hear a little bit. I want to, because the emotion has come through. Ora che l'emozione è uscita, I want to change levels and go personal and hear how you personally feel about this issue. Voglio cambiare livelli e andare sul personale, sentire come vi sentite personalmente su questo argomento. How does it affect you? How do you feel? Come impatta voi personalmente? Come vi sentite okay. voi? Personal. Personale. Però. 10 anni fa, insieme alla mia famiglia, ho scelto di vivere qui in questo posto, in questa campagna, perché ho sentito un'attrazione da parte della campagna, della terra. Volevo stare in una terra. E volevo stare in voi, questa è la tradizione, che mi date un'ancora, che mi date una speranza di continuità, di una certezza diversa. E volevo stare anche con voi, che avete la cultura del vivendo. Volevo tutte e due. Poi mi sono trovato a combattere contro i cacciatori che mi sparavano sulla casa e vedere i miei bambini spaventati dai cacciatori. Is this real? E poi ho visto i vostri bambini che giocavano con i miei bambini, volevo giocare con i vostri bambini. Questa cosa mi ha spiazzato. Io voglio far parte di questa cultura, ma voglio far parte anche di questa cultura e mi sento diviso. Mi sento diviso. Mettiamoci insieme. Accettiamo questo e accettiamo questo. Proviamo. So try not to fix it. Just share that you feel divided. Cercare di aggiustare, ma condividi solamente. E questo mi ha scosso. It's personal. It's affecting your life. This issue is affecting our lives. Questioni impattano, sono vere nelle nostre vite. Let's try not to fix it too quickly, to notice the impact. Cerchiamo di non aggiustare, ma di notare l'impatto. L'altro giorno quando hai imparato. Spari ancora una volta vicino a casa mia, io ti rompo il culo. It's all happening now. That's the anger. Questa è la rabbia. You were talking about protecting people. Parlavi del proteggere, no? Yeah. My figlia. Protecting my your kids. Yes. Yeah. You were really saying to that side, if my kids are in danger, then you are gonna meet me. Stavi dicendo, no, se i miei figli sono in pericolo, allora ve la vedrete con me. This is real. This is how it's affecting us. Questo è come ci sta impattando. Feel the feelings. Just notice the reality of it. Notate la realtà, i sentimenti. Yeah, it's difficult. È difficile. Yeah. Now I also want to make sure that this side doesn't feel oppressed. Ma voglio assicurarmi che questa parte non si senta oppresso. Anybody at a personal level comes from a hunter's family. Chiunque a livello personale chi viene da una famiglia di cacciatori? Anybody? Qualcuno here? Qui? Yeah, puoi venire like un attimo qui? How has it been? How it's been for you to come from a hunter's family? Come è stato per te venire da una famiglia di cacciatori e sentire to hear some of this. Questo? Non mi interessa. I don't care. Anch'io sono stata spaventata da bambina dai fucili, ma ho imparato ad accettare come una cosa normale. So for you've accepted. Quindi l'hai accettato. Sì, ho imparato ad accettare la violenza, ho imparato ad accettare i cadaveri in casa, ho imparato ad accettare che i cani che allevavo morivano durante le battute di caccia. Fa parte della vita. Mio padre mi diceva che questo è il ciclo, vita, morte, vita. Just notice, I feel emotional here in all the parts. The wisdom in this side also. The wisdom there to protect. Yeah? C'è sapienza e saggezza da entrambe le parti, la saggezza di proteggere, ma anche qui c'è la saggezza. This is the same that you were doing before protecting the earth. È la stessa cosa che facevi prima, proteggere la terra. Same thing. Ma è la stessa cosa qui, con i bambini. But the wisdom over here as well that says, you know, there is also a cycle for me. I'm not so afraid of violence. Ma anche qui c'è la saggezza, no? C'è un ciclo nella vita e non ho paura di violenza. How can there be wisdom? Io capisco perfettamente i padri, le madri, la storia, io capisco. Why don't you ask her? Perché non glielo chiedi? Why don't you ask her to... Maybe there is a teaching here that is very difficult for you to understand. Forse c'è un insegnamento qui che per te è difficile da capire. Cioè io voglio...
So let her ask her simply to teach you about it. Chiedile semplicemente di insegnare il profilo. You need to go. You need to ask her. No. You need to ask her simple. She's really trying. There is something very, very mysterious over here. If you try to teach her again, perché così stai cercando di insegnare. Then ask her. Ask solo la domanda. Perché continui ad usare dei veleni? E li mangi? Perché mangi veleno? Perché continui a mangiare veleno e farlo mangiare? So you need to go slowly because I don't understand. Why you don't need to continue eating poison food? Come fai? How can you use Io capisco tutto, ma tuo nonno non faceva così. Great. Ding. Now let's hear them. Tutto è potenzialmente un'arma. Dipende da come la usi. Non è una questione di come lo fai. La caccia è diventata una follia, ma anche ci sono follie dappertutto. Io personalmente in questo momento non penso di voler aderire né a questa né a quella parte. Io voglio stare proprio fuori. Ad ogni modo, io non penso che possa essere una questione ideologica. Cioè, è folle questa discussione di morte. La morte esiste nella vita. Ma la provochi tu, se tu scegli ammazzo o non ammazzo questa creatura, stai scegliendo di ammazzarla, ma lo devi anche quando vai con la macchina, ammazzi stai scegliendo di uccidere. Slow it down. Otherwise we are going to recreate violence now. Rallentate, altrimenti ricreiamo la violenza qui adesso, eh? Yeah. This is I'm so proud of this moment. This is it. This is what needs to be processed. Questo è esattamente ciò You're doing great.